Oggi sono qui a presentarvi un nuovo corso per tecnica della scuola, un corso sul disturbo positivo provocatorio. In questo corso, della durata di 6 ore, andremo a vedere nello specifico come agire in classe, che cosa fare in classe quando mi ritrovo con uno o più alunni con un disturbo positivo provocatorio o con delle modalità oppositive e provocatorie. Il corso non è un corso base, non parleremo tanto di teoria, quindi si dà per scontato che chi partecipa a questo corso sappia già cos'è un disturbo positivo provocatorio. In caso contrario, trovate altri corsi nel catalogo di tecnica della scuola dove si parla di disturbi comportamentali e gestione comportamentale. Le 6 ore saranno impiegate quasi esclusivamente a vedere tecniche, strategie, modalità didattiche da poter utilizzare in classe quando all'interno dell'aula ho uno o più alunni con disturbi oppositivi o con modalità comportamentali oppositive. Il corso è indicato per docenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Verranno forniti esempi pratici e modalità di gestione della classe e di gestione del singolo comportamento trasversali a tutte e tre le fasce d'età, a tutte e tre i gradi scolastici. Vi aspetto quindi nel mio nuovo corso di disturbo positivo provocatorio, istruzioni per l'uso.